Buongiorno a tutti voi da Stefania Vicini della redazione di Guida Viaggi. Siamo con Domenico Pellegrino, amministratore delegato gruppo Blu Vacanze. Volevo chiedere quale sarà il futuro del gruppo, il gruppo Blu Vacanze, quali sono le linee guida del nuovo piano strategico a fronte anche insomma, della sua nuova carica? Il gruppo Blu Vacanze, che comprende Cisalpina Tours e Going, ha di suo una componente molto importante nella distribuzione turistica legata a un modello dell'associazione in partecipazione delle strutture di proprietà. Si è dotato da poco di un piano di sviluppo chiamato BluNet, che intende costituire un polo distributivo più ampio, raccogliendo le formule e le forme della distribuzione diverse che non hanno fatto parte finora della tradizione Blu Vacanze. Quindi è partito il progetto da 2 settimane dei Blu Planner, che sono dei personal travel agent selezionati con un'attività di recruiting e di formazione su 13 sedi regionali diverse. C'è un progetto di affiliazione legato a BluNet che coinvolge singole agenzie ma anche altre realtà imprenditoriali, cioè altre strutture già unite in networking che decidono di condividere il percorso di Blu Vacanze e nello specifico il progetto di BluNet. All'interno di questo processo rientra ovviamente una strategia distributiva che tende a enfatizzare i plus di Blu Vacanze, che sono state sempre la selezione dei fornitori, la capacità di orientamento alle vendite, la garanzia per i consumatori finali e la capacità anche di saper interpretare in modo dinamico quelle che sono le esigenze di prodotto e di servizio che il nostro tempo richiede. Per quanto riguarda il tour operator Going, dobbiamo aspettarci diciamo, una nuova strategia anche in tal senso? Era stata un po' annunciata qualche tempo fa, anche in questo caso quali sono le linee guida? Fondamentalmente Going era diventato tradizionalmente un tour operator che aveva nella Tunisia, nell'Egitto e nella Turchia le sue destinazioni principali e che per i noti fatti geopolitici hanno determinato una variazione radicale, ma Going sarà anche nei prossimi mesi qualcosa di molto diverso da quello che è stato nel passato, rinunciando alla sua vocazione prettamente villaggistica e aprendosi invece a modelli dinamici di prodotto, a soluzioni anche slegate alla croceristica e ai servizi ancillari per la croceristica e cercando di interpretare per nuovi target di riferimento che tradizionalmente oggi si muovono al di fuori del circuito agenziale ma anche del classico package per un turismo che sappia interpretare in modo nuovo quelle che sono le esigenze dei consumatori e quindi sappia riportarli anche all'interno di un circuito distributivo che invece di anno in anno, parlo a livello generale, li sta perdendo. Un'ultima battuta sul fondo di garanzia, appena terminata la tavola rotonda con i network protagonisti, se ne è parlato molto di questa tematica chiaramente calda. Lei, contrario al bollino blu, chiamiamolo così diciamo in un certo qual modo, qual è la posizione in merito, adesso se ne è parlato durante la tavola rotonda, appunto questo bollino blu che andrà poi a identificare le agenzie che si sono adeguate alla normativa, che può essere visto anche tra virgolette come uno strumento di marketing, diciamo. La sua posizione in merito? No, non ho detto che sono contrario al bollino blu, ho detto che non è il bollino blu che riesce a dare la garanzia ai consumatori, ma è la solidità e la serietà delle aziende che lo espongono e dei fornitori che queste aziende scelgono. Il bollino blu mi sembra che poi vuol dire è il possesso di una polizza assicurativa piuttosto che l'iscrizione a un fondo di garanzia, mi sembra un requisito minimo indispensabile per poter operare, non mi sembra un elemento di qualità. Gli elementi di qualità si trovano su un altro livello, su un altro piano e anzi noi siamo tra coloro che invece auspicano che siano queste le strade che i nostri anche concorrenti, oltre che le nostre agenzie affiliate, sappiano intraprendere.